Salve, benvenuti o bentornati, io sono Salvo e oggi andiamo a parlare di questo prodottino che ve ne ho parlato già in uno dei video precedenti, dove abbiamo visto che questo prodottino qui era, che questo è un prodotto che ci riesce a controllare i consumi della nostra casa, che a me piacciono tanto queste cose. Oggi lo andiamo a vedere, già abbiamo unboxato, però lo andiamo a rivedere, anche perché chi non l'ha visto lo può andare a vedere anche da qua stesso, e poi lo andiamo anche a installare. Lo installerò in villetta, così almeno mi controllo i consumi della villetta, anche perché mi stanno arrivando bollette, non ci sono e mi arrivano bollettoni. Quindi oggi andiamo a fare l'unboxing di questo e lo andiamo a installare. Per voi passerà qualche istante, per me passeranno giorni. Ok ragazzi, a questo punto vi chiedo di iscrivervi qua sotto, mettete un like, registratevi al mio canale Telegram Discussioni, ho anche un secondo canale YouTube, sono su Facebook e su Instagram, se vi volete iscrivere potete farlo pure, ho un sito, vi volete iscrivere potete iscrivere pure, e ragazzi, e ora sigla. Allora ragazzi, oggi andiamo a parlare di questo prodotto. Che cosa c'ha questo prodotto di particolare? Allora, in pratica io in villetta ho installato tutto quello che riguarda Everlink, quindi non ho niente che sia come domotica di Smart Life o Tuya, quindi ho cercato un prodottino dove, anzi è un prodottino anche economico, dove posso andare a controllare i carichi della mia villetta, anche perché non ci sono e vorrei sapere perché mi arriva tutta questa corrente a casa della mia bolletta. Praticamente non ci sono stato, mi sono arrivati 80 euro, mettete che come se seconda casa non dovrebbe arrivare il, non c'è l'abbonamento Rai comunque, e mi è arrivato 80 euro, e non si può fare così. Così io ora mi posso andare a controllare anche tutti i consumi che escono da questo. Ok ragazzi, Tongo io l'ho preso su AliExpress, e praticamente questo prodottino qui, che l'ho preso con gli sconti dell'11 novembre, siccome era in offerta e tuttora ancora in offerta, vi lascio tutti i link qua sotto. Andiamo ora a vedere e lo andiamo anche a installare, perché lo installerò direttamente sul centralino. Ok ragazzi, Electric Artisan TOQSR 163 JVWE, quantità un pezzo. Molto probabilmente sarà anche made in Cina, anche se non c'è scritto made in Cina. Ok, l'abbiamo trovato. Va bene, andiamo ad aprire, e all'interno troviamo questo aggeggino e questo bellissimo manuale, tutto in inglese. Meno male che è tutto in inglese, almeno si riesce a capire. Infatti già si vede che è anche per Everlink, quindi questo prodotto funziona solo per Everlink, non è Zigbee, non è niente. C'è anche la versione Zigbee, c'è anche la versione per Tuya, ma io siccome non ho Zigbee ma ho solamente il Wi-Fi, vado a installare direttamente questo. Allora, come si vede? Praticamente qui abbiamo L1, anzi scusate, L in ingresso e L in uscita. Infatti ci sono le L, non so se riuscite a vederlo, L, L, ingresso e uscita. Questo filo qui non è altro che il connettore neutro per poter far connector N wire. Praticamente serve solamente a fargli fare l'alimentazione al nostro contatto. Allora, se io non sbaglio, questo prodotto, perché non c'è scritto da nessuna parte, dovrebbe essere 63 ampere. Sì, eccolo qua, 63 ampere, infatti, e funziona a 230 50 hertz. All'interno c'è, come potete vedere, un interruttore, quindi se io schiaccio e riaschiaccio, accendo e spengo la linea di casa, quindi potrebbe essere anche una cosa buona, ma io lo terrò sempre acceso, quindi non me ne frega niente del tastino, mi serve solamente per controllarlo.
ha la possibilità di poterla attaccare nella barretta DIN, che io cercavo proprio questo, di poter mettere sul quadro DIN, quindi nel mio centralino, e ho anche la possibilità di bloccarlo e di poterlo installare tranquillamente. Ok, niente, ora andiamo a fare, facciamo qua sul banco una piccola installazione e poi andiamo a vedere se funziona o non funziona sulla mia villetta, come anche si vede nel quadro. Non vi aspettate una gran cosa, perché non si vedrà niente, si vedrà solamente questo. Ok ragazzi, andiamo a fare questa prova, questo test. Allora ragazzi, stiamo simulando con questo salvavita, non fate caso che è C20, perché io avevo questo qui, avevo fatto questo, ma poi c'è il vostro salvavita, il vostro generale, che sarà un magneto termico e sarà un differenziale, praticamente questo lo dobbiamo andare a mettere a monte di tutto questo. Io praticamente già ho un salvavita che praticamente mi sta controllando una lampadina, ovviamente possiamo staccare e attaccare, e possiamo andare a fare dei controlli, cioè controlli, possiamo andare a montare questo qua e fare dei controlli sul nostro impianto, nel senso che possiamo andare a controllare quanta corrente c'è. Allora mi raccomando ragazzi, questi lavori fateli fare a qualcuno che riesce a farli, tipo un vostro tecnico, e se li fate voi state attenti, staccate sempre la corrente e state attenti e mettete bene gli occhi in vista, perché ci vuole un attimo per una folgorazione, quindi state attenti e se è possibile fatelo fare a qualcuno che riesce a fare questo qua, il vostro tecnico. Ok, allora ragazzi, dobbiamo ora andare a fare, dobbiamo aggiungere questo prodotto qui al nostro diciamo il nostro principale generale, quello che sia, che avete voi a casa. Allora ci dobbiamo procurare, aspettate che devo procurarmelo anch'io. Ok, dobbiamo procurarci un cavetto, ovviamente ragazzi il filo deve essere adeguato a quello che fate, quindi se qua il filo arriverà a monte, questo qui è il filo del vostro contatore, arriverà da 6, la funzione è quella che dovete andare a comprare il filo da 6, e quindi andremo a fare la continuità da 6. Da questa parte non ci interessa, perché poi avrete 2,5, 1,5, quello che sia, e va bene, ci sono anche chi ha da 4, va benissimo, anche da 6 ci sono, però noi dobbiamo andare a controllare questo, quindi il principale. Ora poi ci saranno altri che vanno a controllarsi gli altri magnetotermici, ma sempre da qua uscirà la corrente. Quindi cosa dobbiamo andare a fare? Prima cosa, stacchiamo sempre la corrente, io in questo caso sono sicuro che è staccato, ma stacco anche la spina perché è da banco. Vado a staccare la mia fase, la fase del differenziale o magnetotermico, quello che avete, io avevo il magnetotermico, e le vado a mettere nella L con la freccia, semplicissimo ragazzi, e lo blocchiamo, controlliamo sempre se stacca il filo, quindi tirate sempre, io uso dei morsetti, in questo caso i capicorda non li ho messi, ma perché anche una cosa fatta così da banco, veloce veloce, e vado a prendere il mio cavetto, il mio filo che avevo già preparato per andare a fare il collegamento dell'uscita quindi L in uscita, e vado a mettere questo capo dove ho staccato il filo, e poi voi avrete anche altri magnetotermici, è la stessa cosa per il filo dell'uscita della fase, cioè in ingresso dove avevamo staccato l'altro polo. Qui sta avvenendo più semplice, ma se ci sono altri salvavita o altri magnetotermici in serie, tranquilli, vi va a controllare tutto, perché sono collegati tutti insieme. Ok, quindi cosa ho fatto? Ho collegato, ho staccato la fase del principale, l'ho messo su questo togu,
l'ho fatto uscire e l'ho collegato dove ho staccato il nostro filo che avevo staccato prima. Abbiamo ora il neutro. Il neutro dobbiamo andarlo a collegare qua sopra, quindi questo morsettino qui, io ora ce l'ho così, non so se lo va ad attaccare, speriamo che lo attacca. Lo vado a collegare qui. No, non l'ho attaccato, anche perché poi tanto lo staccherò, lo stacco, perché io andrò a mettere il mio capicorda. Ok, vediamo, controllate sempre se si staccano i fili, e così abbiamo collegato il nostro, quindi il filo che usciva l'ho collegato al neutro, quindi la fase l'ho collegata da quella parte e quello è il neutro, quindi qua ci arriverà la corrente giusta. Scusate, questo filo non sta fermo. Quindi che succede? Io ora vado a prendere la mia spina, che è segnata con un segno che significa che c'è fase, vado a inserire e dare corrente. Teoricamente si dovrebbe accendere il LED. Ecco, perfetto, il LED è andato già direttamente a fare il pairing. Niente, questo filo oggi non ci vuole stare fermo. Ok, apriamo la nostra app, andiamo su più, aggiungi dispositivo, dobbiamo tenere schiacciato 5 secondi il nostro dispositivo. Ok, il lampeggio è molto più veloce, possiamo andare a fare prossimo, lui va a fare la scansione del prodotto, ci vuole qualche secondo ragazzi, io porto avanti un attimo il video. Ok, va a trovare il dispositivo Iriad, lo associamo, ci dice di copiare la password, perché sarà 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ci andiamo a connettere, quindi andiamo a cercare il nostro dispositivo, aspettiamo che fa l'aggiornamento. Trovato, io già la password l'avevo inserita. Torniamo alla nostra app, andiamo connetti, andiamo a fare la ricerca, ora lui passa sulla rete. Direttamente passerà al nostro router. Ok, e ha fatto l'installazione, l'ha vista anche Alexa in tutti i casi. Possiamo andare a cambiare il nostro nome scrivendo generale villa, in questo caso, perché sarà in villa, sarà in ingresso, e completiamo. Ok, dovremmo avere il generale, vediamo se compare, si sta andando a connettere, un secondo solo. E ok, ha collegato il nostro dispositivo al wifi, infatti qua è collegato, e possiamo attivarlo e spegnerlo, come vi dicevo prima, possiamo accendere e spegnere, ma in questo caso non sta facendo niente perché è scollegato. Prima che facciamo tutte le funzioni, andiamo a vedere che cosa ci abbiamo. Abbiamo il nome, la versione, visualizza come, e possiamo mettere come, vediamo se c'è qualcosa che si avvicina come un generale. No, mettiamolo come interruttore, allora lo mettiamo come interruttore, visto che non c'è niente. Assegna la posizione, condividi il dispositivo, LAN control, allarmi, perché qua possiamo andare a impostare degli allarmi, quindi minimo, massimo, tensione e corrente, quindi questa è una bellissima cosa ragazzi, perché possiamo mettere ogni condizione soddisfatta, al dispositivo si spegnerà quando il minimo sarà, non so, 3 watt, si spegne, tanto non deve servire niente, il massimo quando sarà più di 3 kW lui va a staccare, quindi ci potrebbe essere un'altra linea, quindi se avete più di uno possiamo far staccare una linea, tipo che so, le linee prese per il forno.
oppure possiamo farlo staccare se soppassa 230 volts, mettiamo, oppure possiamo farlo staccare se la corrente soppassa i 15 ampere, lo facciamo staccare. Questa è una bellissima cosa, ragazzi, questa non è da sottovalutare. Notifica pushing, avviso offline. Poi abbiamo i registri, indicatore di rete praticamente non è altro che questo qui che sta lampeggiando, perché ogni tanto ci viene di lampeggiare, di mettere che sono molto lontano dal mio router. Poi c'è lo stato dell'accensione e spegnimento, quindi cosa deve fare quando lui torna alla corrente, se ne va alla corrente e torna alla corrente. Lo lasciamo sempre acceso, ragazzi, perché tanto ci serve, oppure ultima posizione. E poi impostazione reaching, ma non ci può servire qua. Possiamo mettere il prezzo al kilowatt, questa è una grandissima cosa. Ora questo qua lo andrò a fare io. Poi impostazione del wifi, possiamo andare a impostare il wifi, in questo caso ce l'ho impostato qua, ma posso anche cambiare. E basta, poi c'è l'ID e tutto l'altro. Vediamo se c'è il firmware. Questione il firmware è giusta. E niente, praticamente possiamo andare ora a controllare. Allora alziamo il nostro salvavita, siccome qua è rosso ci dice che già è attivo, noi possiamo anche spegnerlo e lo possiamo anche attivare da qua. Ovviamente ci dà 238,88 volts, sta consumando 0,18 ampere ed è una lampadina da 12,50. Ovviamente se c'era un carico tipo una lavabiancheria mi dava il carico della lavabiancheria. In questo caso noi andremo a controllare la villetta completa, quindi tutte le prese, tutti gli interruttori e tutte le luci che ci sono collegate al nostro dispositivo. Ok, non ci resta che andarlo a installare e andiamo a vedere se funzionano tutte cose. Ci vediamo per voi tra qualche secondo, a me passerà qualche giorno. A dopo, ciao, grazie. Allora, a questo punto devo andare a mettere il nostro Tongo, lo devo andare a mettere qua, però sposterò il generale, lo metterò tra il generale e il salvavita. Quindi andiamo a smontare tutte le cose, vediamo il centralino, così riusciamo a controllare i consumi di casa. Allora andiamo a staccare questo, lo mettiamo anche così. Devo staccare la corrente perché praticamente prima andiamo a vedere qual è la fase. Teoricamente la fase dovrebbe essere questa, infatti questo qui è neutro, quindi noi dobbiamo andare a staccare questo filo e andarcelo a portare sul nostro dispositivo. Quindi cosa facciamo? Stacchiamo, abbiamo completamente la corrente staccata, spostiamo questo in modo che possiamo fare spazio per il nostro piccolo apparecchiatura, e ovviamente qua sotto non c'è più corrente, quindi possiamo andare a lavorare tranquillamente, ma sempre date un controllo. Ok, col salvavita, col cercafase non c'è niente. Andiamo a svitare il ponticello che c'è sotto. Questo filo che è talmente stretto e corto, forse ci arriviamo per miracolo, lo dobbiamo andare a mettere sotto a questo dispositivo qua. Quindi il dispositivo è messo così, lo dobbiamo collegare qua. Apriamo il morsetto, non so se c'è la visione di tutto perché siamo un po' bui qua. Quindi andiamo a mettere, prima dobbiamo mettere l'attacco DIN, va collegato qua dentro, il blocco DIN, ok. Poi prendiamo il morsetto di filo che abbiamo staccato e lo andiamo a posizionare qua, così, e lo andiamo a avvitare. Mi raccomando, avvitiamo sempre bene. Ora non ho i capicorda, non fa niente, mi raccomando, stringiamo bene. Possiamo anche già inserirlo e bloccare il tutto, quindi blocchiamo tutte cose. Ok, questo è fisso. Ora ci resta il neutro, che
che dovremo andare a collegare direttamente sul ponticello qua sopra, sul neutro, e qua dobbiamo fare un ponte tra qua e il principale. Ok, ci siamo procurati quello che ci serve, andiamo a spellare e incominciamo a mettere il primo filo. Ovviamente dobbiamo andarlo a posizionare dietro, quindi cerchiamo di farlo uscire in qualche maniera, se ci riuscite. Qua in questo centralino purtroppo c'è un casino e prima o poi lo andiamo a sistemare tutto. Per ora è così, dobbiamo cercare di far uscire, eccolo qua, è uscito. Aspettate un attimo che lo vado a riprendere. Perfetto, quindi andiamo a mettere questo filo direttamente sul togo, che è molto togo. Ok, e lo inseriamo qua dentro. Mi raccomando, stringiamo bene. Dopo che avete stretto, controllate che non si stacchi. Ok, perfetto, e questo, che l'ho fatto apposta più lungo, lo andiamo a collegare direttamente là sotto dove abbiamo staccato il filo, il primo filo che abbiamo staccato, quello sotto il magneto termico generale. Ok, portiamo tutto qua dietro, facciamo un po' di strada. Ok, e andiamo a stringere. Ok, ora prima di dare corrente dobbiamo andare a collegare il nostro neutro sul polo neutro, questo qui, questo. Quindi io che ho fatto? Ho staccato il polo della fase del generale, quindi qua sopra c'è corrente. Mi raccomando, con la corrente non si scherza, siate attenti. E poi da qua ho fatto un ponticello e sono salito sopra, su L1, su L in ingresso e L in uscita, l'ho portato sul salvavita, a monte del salvavita, che poi saranno tutti ponticellati, no, non sono ponticellati perché poi escono dal salvavita e vado tutti sul magneto termico. E andiamo a mettere questo direttamente su questo morsetto, quindi lo facciamo passare così. Ok, lo inseriamo qui all'interno. Questo non ha carico, quindi serve solo per far accendere il nostro togo. Stringiamo e controlliamo se si è collegato anche lui. Sì, si è messo in collegamento. Ok, questo lo possiamo infilare là dentro. Ok, a questo punto possiamo dare corrente. Ok, si accende, noi dovremmo avere anche la luce non ce l'abbiamo perché ovviamente non è collegato, questo deve essere rosso, quindi facciamo così, si collega e ora dovremmo avere luce. Ok, a questo punto abbiamo la corrente, il wifi sta lampeggiando, vuol dire che si sta andando a connettere. Se non si connette, andiamo a fare la connessione noi. A questo punto già possiamo andare a chiudere il tutto, quindi chiudiamo tutto e poi facciamo le prove, ci vediamo dopo. Ok, a questo punto il nostro togo è pronto, è collegato, abbiamo collegato, il condizionatore è spento, i faretti sono attaccati e la trivella è fuori. Ok, quindi abbiamo la corrente, andiamo a vedere cosa ci fa vedere. Ok, allora abbiamo installato il nostro togo, che è qua, è lì, spia rossa, spia verde, wifi attivo, segnale attivo, on. Nel nostro smartphone viene segnato che c'è una potenza di 113 watt, corrente 0,61 A, tensione 236,55. Allora, in questa parte possiamo vedere qua che ci sono i consumi, quindi qua possiamo andare a vedere i nostri consumi reali e li possiamo anche, volendo, scaricare da qua.
Ok, è stato scaricato. Qua ci saranno tutti i consumi, ragazzi, per ora non c'è consumo, l'ho attaccato in questo istante. Possiamo andare a vedere tutto l'anno, questi sono i mesi. E poi in tempo reale possiamo mettere, ad esempio, in questo caso possiamo mettere inizia e lui comincerà a controllare da questo momento fino a quando noi non faremo al giorno fare stop. Quindi possiamo monitorare anche i poche ore. Cosa c'è? Ci abbiamo degli orari che praticamente possiamo impostare degli orari e dirgli di spegnersi e accendere se non vogliamo tenere la corrente accesa, ma questo qua io lo tengo come generale, quindi non lo staccherò mai. Possiamo mettere dei timer come tutti i dispositivi sono off, i timer ciclici, quindi queste ripetizioni non ci interessano nemmeno. Sopra abbiamo allora, nome Gerenara Villa. Versione 3.5.0, ultima versione. Poi abbiamo il tipo di interruttore assegnato all'ingresso, condiviso con nessuno per ora. Potremmo anche condividerlo, poi lo condivido più avanti, anche perché lo metterò su Home Assistant. Possiamo fare degli allarmi, quindi qua possiamo andare a impostare un minimo e un massimo di watt, quindi gli facciamo fare un lavoro, e la tensione o la corrente, possiamo fargli fare dei lavori. Quindi se ci sono dei sovraccarichi lui va a staccare, questo poi lo imposterò più avanti. Allora, poi che abbiamo? La notifica pushing, se per caso avvia la corrente, avvisa se offline, se se ne va offline, ce lo mettiamo pure. I registri, praticamente tutto quello che abbiamo fatto finora, se abbiamo spento abbiamo acceso. Stato dell'accensione, dobbiamo mettere ultimo stato che poi sarebbe sempre acceso. E lo lasciamo così, per come lo sto utilizzando io, poi potete utilizzare come volete. C'è l'impostazione di Qing, quindi possiamo far accendere un istante e farlo spegnere, oppure fate voi. Possiamo impostare il prezzo al kilowatt, mettiamo 30 centesimi. Lo salviamo, perfetto, e poi abbiamo l'impostazione del wifi, niente, poi non c'è più niente. Ecco qua, questo è quello che si vede. Magari lo vediamo un altro giorno, vi faccio vedere che quando ha contato, se ha contato giusto oppure no. Ok ragazzi, a dopo. Ok ragazzi, sono Salvo del futuro, sono passati un bel po' di giorni, almeno mi sembra che sono passati 3 giorni. Andiamo a vedere sul generatore villa, ci sono i nostri sempre consumi, la corrente e la tensione, ma se andiamo sul consumo qua sotto in basso abbiamo fatto questo in queste cose qui. Praticamente questo è quando noi abbiamo installato, giorno 25 abbiamo installato e ha fatto 0,66 kW. E poi il giorno dopo, quindi giorno 26, abbiamo fatto 1,7 kW. Da premettere che in villa c'è collegato solamente un frigorifero e questo frigorifero consuma. E oggi siamo praticamente a giorno 27 e siamo alle ore 14:20 e abbiamo fatto 3, tutto complessivo 3,32096 oggi. E il costo è di 1 euro in questi 3 giorni che abbiamo fatto, quindi da qua possiamo andare a calcolare tutto. Ovviamente i nostri tempi possiamo andare a calcolare qua, quindi possiamo stoppare e aggiornare, e questo è il tutto per quanto riguarda questo prodotto. Ok, andiamo alle conclusioni. Ok ragazzi, siamo arrivati alla conclusione, vi dico che questo prodotto è ottimo, funziona, è per 63 A, quindi il contatto è bello robusto, per chi vuole controllarsi i consumi va bene, ma se posso mettere anche più di uno, quindi se avete più linee mettete uno ogni linea, quindi siete tranquilli che vi andate a controllare le vostre linee. Quindi se volete mettere linee prese che avete più prese, tipo non so, la linea della cucina, la linea del bagno, la linea della stanza da letto, potete metterne uno per ogni tipo. E se per caso avete la cucina che sta consumando il forno e vostra moglie vi attacca il fono, in automatico va a staccare una delle linee, così non salta la corrente. È anche un'ottima cosa. Ok ragazzi, che dirvi, io vi ringrazio di essere stati qua finora a vedere questo video.
vi ringrazio, se sono stato utile lasciate un like verso sopra, iscrivetevi qua sotto, iscrivetevi anche al mio canale Telegram Discussioni. Sono anche su Instagram e su Facebook. Se volete potete fare qua sotto delle donazioni, oppure vi potete anche iscrivere a un abbonamento. Ragazzi, che dirvi, condividete con tutti e a un prossimo video. Ciao, grazie.